Va ora in onda Emigrazione in pillole. Definizioni dal dizionario enciclopedico delle migrazioni italiane nel mondo. Mostra d'oltremare del lavoro italiano nel mondo. Con il Regio Decreto Legge del 6 maggio 1937, numero 1756, convertito in legge il 30 dicembre 1937, numero 2677, venne istituito l'ente autonomo Mostra Triennale delle Terre Italiane d'Oltremare, finanziato dallo Stato nella misura dell'85% e dal Banco di Napoli, dalla Provincia, dal Comune e dal Consiglio Provinciale dell'Economia al 15%. All'ente si assegnava il compito di realizzare ogni 3 anni una mostra interamente dedicata a quanto gli italiani realizzavano nelle altre terre italiane. Sede emblematica della mostra Napoli, la città che dal suo porto aveva visto partire milioni di italiani tra 8 e 900. La prima esposizione, inaugurata il 9 maggio del 1940 dal re Vittorio Emanuele, venne dedicata alla celebrazione della gloria dell'impero italiano nell'Africa del Nord e nel Mediterraneo. Doveva rimanere aperta fino al 15 ottobre dello stesso anno, ma l'entrata in guerra dell'Italia ne determinò la chiusura il 10 giugno. Con il decreto legge del 6 marzo 1948, il numero 1314, l'ente assunse la denominazione di Ente Autonomo Mostra d'Oltremare del Lavoro Italiano nel Mondo. Tra i suoi compiti, organizzare mostre sulle attività e il lavoro italiano nel mondo, nonché manifestazioni sempre dedicate a quanto i nostri emigranti producevano all'estero. Il 20 ottobre del 1999, con il decreto legislativo numero 442, l'ente subì un'ulteriore trasformazione in società per azioni, con la denominazione Mostra d'Oltremare S.p.A. Definizione di Giovanna Chiarilli. Avete ascoltato Emigrazione in pillole. Definizioni dal dizionario enciclopedico delle migrazioni italiane nel mondo.